E bella a tutti ragazzi, ben arrivati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi, signori miei, ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatori con il Derby County. Allora ragazzi, abbiamo le partite contro il Watford, poi se non sbaglio il Tottenham e l'Aston Villa, può darsi. Comunque, subito sistemiamo le magliette, tutto pronto, possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua, dunque, dalla nostra Derby per l'incontro di Barclays Premier League tra Derby County e Watford. Partita interessante, signori, perché comunque il Watford è una molto buona squadra, ha degli ottimi giocatori, quindi non sarà proprio una passeggiata, anzi, tutt'altro. Una squadra che viene in porta gol in difesa, Seo Ankambo, Yao, Sparagna e Keita, centrocampo Hughes, Hendrick, Luongo, in attacco Kyle Rangel, Walker e Assale, quasi tutti i titolari mandati in campo perché, ragazzi, non so perché, ma i titolari erano stanchi. Non mi ricordo se l'ultima volta cosa abbiamo combinato. Comunque, è così. E dunque, tutto pronto e andiamo a giocarci. Nuovi 3 punti. Subito, Seo Ankambo va a seminare il panico. Lo svedese la gioca per Walker. La girata, Walker, parata di Gilmartin. Walker avanza col pallone. Il tiro a incrociare. Walkerone, signori. 1 a 0 Derby County, ma che golazo di Walker, mamma mia. Ha fatto un gran tiro, signori. Imparabile per Gilmartin, come diavolo si chiama. Veramente un signor gol, dunque 1-0. Hughes la gioca per Walker, si gira. Sempre lui, Tylerino Walker. 2 a 0 Derby County, mamma mia, esultanza alla Hernanes per il nostro bomber Tyler Walker. Ma che golasi sta sfornando oggi il nostro bomber, signori. Appunto, doppio vantaggio Derby County. Mamma mia, Peñarada, il sinistro! Porco cane! Finisce qua, dunque, ragazzi, il primo tempo 2 a 0 per il nostro Derby County sul Watford. Stiamo giocando veramente una grande. Incredibile! Non lo tiene più nessuno, Walker! Luongo! No! Gilmartin! Pallone buono per Peñarada. Il tiro di Peñarada. Bravissimo. Piergigi Gollini. Suarez la gioca per Peñarada. Mamma mia, signori. Gollini. Coman. Il più veloce di tutti. Kingsley Coman. Il cross. Kyle Rangel. 3 a 0 Derby County. Doppietta di Tyler Walker. E adesso anche gol di Kyle Rangel. Gran parte del merito ovviamente va a Kingsley Coman, che gli è. Ragazzi, gli mette un cross perfetto. Poi bravissimo anche Kyle Rangel. Dunque 3-0. Buone pallone. Attenzione, sbaglia tutto Vidra. Lewis, mamma mia, deviazione. Ragazzi, finisce qua la partita. Vittoria 3-0 del nostro Derby County sul Watford. Benissimo. E quindi sono 3 punti molto importanti portati a casa. Allora, signori, andiamo avanti. Prossimo incontro che sarà contro il Tottenham o contro la Aston Villa. Non mi ricordo chi dei due. Cioè, prima mi sembra il Tottenham. Vediamo un po' il Tottenham. Perfetto, perfetto. Quindi, abbiamo anche 2 email. Jedyn dovrebbe aver accettato il rinnovo del contratto. Bene. E la conferenza stampa per appunto per il match contro gli Spurs. E dunque, siamo pronti e andiamo a sistemare le magliette. Tutto pronto, possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua. Dunque, da White Hart Lane di Londra per l'incontro di Barclays Premier League tra Tottenham Hotspur e Derby County. Incontro, ragazzi, molto interessante perché il Tottenham non sta giocando un grandissimo campionato, dovrebbero essere intorno alla decima o undicesima posizione. Noi invece stiamo giocando benissimo e quindi sarà un match molto interessante. Tottenham che schiera in porta Vorm in difesa, Walker, Alderweireld, Vertonghen, Rose, centrocampo, Mason Dembélé, esterni, Lamela Son, trequartista, Dele Alli e in attacco il bomber. Ex di tante nostre carriere, Alexandre Lacazette. La seconda è proprio Lacazette e il nostro Stefan Jovetic. E mamma mia, Lacazette si sta trovando malissimo al Tottenham. E comunque, tutto pronto. Berardi entra in aria, lo cerca lo spazio. Vede Paredes, il tiro di Paredes. Gran parata di Vorm. Son prova a cercare uno spazio. Vede Dembélé, ancora Lacazette. Gran tiro, ma gran parata. Buffal prova a cercare uno spazio, lo trova, il sinistro e vantaggio Derby County, incredibile, al White Hart Lane di Londra. Tottenham 0, Derby County 1 al 23° minuto.
ci pensa Sofiane Boufal a portare in vantaggio la nostra squadra. Gran tiro praticamente imparabile per Worm, è 1-0. Parte il cross, la cassette, mamma mia, Dembélé, mamma mia ragazzi, che gran culo. E c'è lo scatto di Jovetic, c'è lo scatto di Stefan Jovetic, 2-0 Derby County, signori. Doppio vantaggio, mamma mia, strameritato. Vero che il Tottenham ha rischiato di farci anche un gol, eh? Però ragazzi, stiamo giocando molto meglio noi. Al 30° minuto, quindi grazie a Boufal e Stefanino, siamo appunto in vantaggio di 2 reti. È veloce Danny Rose, è veloce, ma è veloce anche Jovetic. Il tiro di Stefan Jovetic, parata di Worm. Berardi prova al sinistro. No raga, peccato. Comunque finisce qua il primo tempo. Doppio vantaggio per il nostro Derby County su un Tottenham diciamo abbastanza spento. Coman a tu per tu con Worm. Coman, no raga, che parata. Padone buono, arriva delle alli, delle alli contro Gollini, tiro fuori. Padone buono per la casetta, contro Gollini, la casetta accorcia le distanze il Tottenham grazie al gol di Alexander Lacazette. Signori, vabbè, ci sta, alla fine è anche uno sbloccarsi del bomber francese degli Spurs, che per lui se non sbaglio sono 14 presenze, solo 2 reti con questa, quindi addirittura non è proprio come spagna la forma, però ci ha purgato. Parte il cross, Dyer, no, Vertonghen, porca miseria raga, no, non è possibile. Però da 2-0 a 2-2 in 10 minuti si è scatenato il Tottenham. Vabbè, pazienza ragazzi, ci abbiamo provato, siamo stati in vantaggio 70 minuti e purtroppo sono fatti valere. Berardi prova a cercare uno spazio, oddio, dai Boufal, madonna buona, sì raga, sì Boufal, oddio, 3-2, madonna, 3-2, bello il 3-2, sì raga, 3-2 Sofiane Boufal. Porca miseria, come abbiamo fatto non lo so. Berardi, se ti amo Berardi, ragazzi, io da oggi amo Berardi, domani vado a sposarlo, dai. E vabbè, sul velluto, signori, calcio di rigore, va proprio Domenico dal dischetto, è pronto, parte Berardi, no, la parata di Worm, comunque siamo in vantaggio 3-2, dai. E finisce qua, dunque, la partita, vittoria 3-2 del nostro Derby County. Partita ragazzi bellissima, soffertissima, emozionante e 3 punti importanti. Allora ragazzi, andiamo avanti, prossimo ed ultimo incontro dell'episodio che sarà contro l'Aston Villa. Quindi abbiamo anche giocatori impegnati con la nazionale. No, che cazzo sto facendo, perché ho pigiato X, non lo so. Quindi chiudiamo tutto e andiamo alla partita. Sistemiamo subito le magliette, bianco e bello giallo. Tutto pronto, possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua, dunque, nuovamente dalla nostra derby e nuovamente per l'incontro di Barclays Premier League contro l'Aston Villa. Ragazzi, partita teoricamente abbastanza facile questa, non credo proprio che l'Aston Villa sia in alte posizioni di classifica, comunque vediamo un po'. Intanto, nostra formazione che vede in porta Gollini, difesa Jedlin, McNair, Rudiger, Masuaku, centrocampo Hughes, Paredes, Kemen, in attacco Berardi, Bennett e Kingsley Coman. Sostanza, risparmiati Boufal e Jovetic. Ecco, a posto ragazzi, peggior record fuori casa, Aston Villa che in trasferta fa letteralmente cagare, solo 2 vittorie in 15 partite, roba da manicomio. E dunque, tutto pronto e speriamo di ottenere 3 punti. Buono il pallone per Bennett, parte il tiro di Bennett, esce di pochissimo. Berardi in aria, vabbè, cos'è sto bordello? Kemen, prova, parata. Pallone buono per Carlos Sanchez, la gioca per Gueye. Oh mamma mia, Gestede, l'incrocio. Jedlin avanza sul pallone, lo spazio per l'americano. Deviazione. Ragazzi, finisce quel primo tempo 0-0 per ora tra Derby County e Aston Villa. Gran bella partita, un sacco di occasioni per entrambe le squadre e sicuramente ci sarà anche un bellissimo secondo tempo. Parte Coman, la gioca per Kemen, quella per Will Hughes, gran parata.
Vede tutto sul fondo. Fa partire il cross. Deviazione sbagliata. Carlos Sanchez. Ayu. Bravissimo Gollini. Berardi rientra in aria sul sinistro. Il tiro. Non ci credo. Cosa ha sbagliato? Poi è andato per Jedlin. Il sinistro di Jedlin. Il palo. Va bene. Allora parte il cross ancora. Niente. Non va. Ragazzi, finisce qua la partita. Incredibile. 0-0. Forse più inaspettato pareggiare contro la Aston Villa piuttosto che vincere contro il Tottenham. Signori, il video può finire qua. Tappeto nella mano in campionato, siamo a sempre al quinto posto. Cosa? Oddio mamma. No raga, siamo a 8 punti dal Manchester City, sempre. Con la differenza che adesso il City è primo. Porca miseria. Cioè siamo a pari punti con Chelsea al quarto posto, a meno 5 dall'Arsenal al terzo. What the fuck? Cioè raga, stiamo rimontando tutto. Non lo so, basta. No raga, questo è il derby county dei miracoli. Ora come minimo andiamo a vincere il campionato. A parte scherzi, saranno ragazzi 7 incontri, quelli che ci rimangono pazzeschi, saranno boh. Tutti partitoni, partiremo proprio con Norwich, poi abbiamo il Newcastle e il West Ham, quindi insomma, infatti il Norwich è un po' più semplice, le altre due non sono affatto sfide facili. Anzi ragazzi, probabilmente saranno molto molto difficili, dovremo stare anche molto molto attenti a non perdere. E dunque signori, io appunto il video può finire qua. Vi chiedo se siete bei pollicioni in su di iscrivervi al canale, di condividere il video con tutti i vostri amici ragazzi, anche un bel commento, e direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video.